Disastro ambientale, è questa l'ipotesi avanzata dall'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, che segnala con foto e video lo sversamento di fogne e fanghi nel mare di Sciacca per il tramite del torrente Canzalamone. Mare Amico ha inviato la segnalazione all'ARPA, alla locale Guardia Costiera, al Comune di Sciacca e alla Procura della Repubblica. Da alcuni giorni, inoltre, nella zona l'aria è irrespirabile a causa della puzza nauseabonda sprigionata da quella che sembra essere una vera e propria fogna a cielo aperto. Stamattina, quindi, sopralluogo dei tecnici e della Capitaneria. Qualcosa nel sistema di depurazione non funziona. Si apra subito un'inchiesta, chiede il presidente del sodalizio Claudio Lombardo. Cosa è successo nei pressi del torrente Canzalamone? È una vicenda vecchia nel tempo, non è la prima volta che accade. All'altezza del torrente Canzalamone, che arriva diciamo, accanto al porto di Sciacca, ieri sono fuoriusciti dei liquami neri, il bruto di fogna, come si vuol dire, e purtroppo penso che ci sia pure la presenza di fanghi che altamente tossici. Questa situazione l'avevamo rilevata qualche anno fa pure, poi c'era stato un intervento di Sorgenti Acque del Comune di Sciacca e diciamo che la situazione era migliorata. Quello che è accaduto ieri probabilmente è stato causato da un incidente, sicuramente ci sarà stato uno sversamento, cioè, diciamo, è un fatto occasionale ma molto grave, molto molto grave, perché il quantitativo e la potenzialità tossica di quell'acqua è notevole. Abbiamo avvisato sia l'ASP che l'ARPA e anche la Capitaneria di Porto, che ha proprio di fronte ai propri uffici questo sversamento a mare. A suo parere, qualcosa nel sistema di depurazione cittadino non ha funzionato? Sicuramente, sicuramente, perché non è un allacciamento che è avvenuto per caso, uno sversamento che è avvenuto per caso. Probabilmente si è bloccato qualcosa nel sistema depurativo e ha provocato questo. Ed è un vero e proprio disastro, una cosa molto grave, ecco. Cosa chiedete adesso nel merito della problematica segnalata? Ma in merito si deve aprire un'inchiesta. Il comune di Sciacca deve aprire un'inchiesta per scoprire, probabilmente lo sta già facendo l'ARPA e l'ASP di Agrigento. Abbiamo mandato pure in procura questo esposto, ma il comune di Sciacca, perché il sindaco è il responsabile della salute pubblica, deve aprire un'inchiesta e deve chiedere a Sorgenti Acque quello che è accaduto.